L'ennesimo corpo carbonizzato, l'ennesimo raccapricciante omicidio che scuote l'Interland a nord di Napoli. Ci troviamo a Casamarciano, nel Nolano. Qui, in via Trivio, in un'auto ferma, è stato ritrovato un cadavere, probabilmente quello di Felice Paduano, un uomo 73enne di San Paolo Belsito, di cui già lo scorso sabato era stata segnalata la scomparsa. Paduano, che per guadagnarsi da vivere faceva il fabbro, sarebbe incensurato e, secondo alcune indiscrezioni investigative, lontano da ambienti e logiche camorristiche. È questo a destare maggiore preoccupazione tra gli inquirenti, che auspicano che la camorra non abbia sdoganato in qualche modo il modus operandi del morto carbonizzato. Sul ritrovamento indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si è ancora in grado di capire se Paduano sia stato ucciso o meno prima che la vettura prendesse fuoco. I sedili dell'auto invece sono stati trovati reclinati in quello che ormai è un copione scritto. Potrebbe essere la prova che anche in questo caso una donna sia stata all'esca dell'agguato mortale.